mie, allora, io ascolto i vostri suggerimenti. Tempo fa, praticamente due video fa, perché io poi per un periodo di tempo non ho postato video, scusate, mi soffio. Oggi ho il ventaglio buono. Questo sono stato al matrimonio di una mia amica, di una coppia di amici in realtà. Cioè, io voglio più bene a lei, ma non perché lui non sia una brava persona, ma perché, va bene, comunque sono andato a un matrimonio. All'ingresso c'erano i cestini con tutti i ventagli, questo è il fiocchettino come la bomboniera. No, bomboniera non c'era, come confetti. Comunque, tra l'altro, a questo matrimonio ho sgamato 1,5 kg di confetti. Avete presente? Adesso si fanno le alzatine con i confetti. Quando mi sono sposata io non si usavano queste cose, ma io e altre due ragazze, vergognosissimo. Anyway, allora, durante il video dei prodotti finiti, io ho mostrato delle bottiglie di shampoo. Tenete conto che io d'estate ho un piccolo problema. Mi faccio tipo 2, 3, 4 docce al giorno. Lo shampoo sono periodi in cui lo faccio quasi tutti i giorni. Però voglio evitare perché mi rendo conto che proprio mi cadono i capelli. Ecco, mi faccio così, proprio io vedo capelli proprio che svolazzano. Quindi anche se mi suda un po' la testa, lascio stare. Non mi piace bagnare soltanto la testa. Non fa per me, quindi preferisco fare lo shampoo, per cui vedo di farlo magari ogni 2 giorni. Tenete conto, io i capelli normali. Sotto questo video, anche in privato e anche su Facebook, tanti di voi mi hanno consigliato gli shampoo ultra dolce Garnier. Ora, io sinceramente non compravo degli shampoo ultra non compravo prodotti ultra dolce Garnier da anni, veramente da anni. Sono stata in un negozio di detersivi, dovevo prendere qualche cosa per caso e ho visto che c'erano questi prodotti in offerta, però ho preso qualche cosa giusto per provarlo. Allora, la prima cosa che ho comprato, e poi gli altri due prodotti li ho comprati tipo a distanza di tempo, è stato questo shampoo che credo che sia nuovo. Questo, le 5 piante che io ho chiamato per l'ultimo mesetto le 5 erbe. Che promette di fare? Vitalità. Non si possono tenere i miei capelli per quanto sono vitali. Brillantezza, è vero. Ah, si vede. Faccio questo video uno per farvi capire che leggo quello che scrivete e accetto i vostri consigli. Vi devo dire che mi ci sto trovando abbastanza bene. Due, perché mi continuate a chiedere cosa faccio ai capelli per farli allungare. Non faccio, continuo a dirvi che non faccio assolutamente niente. Tre, cosa faccio per tenerli così brillanti? Niente, solo questo. Non faccio niente. Va bene, allora, comunque, poi freschezza. Leggerezza, è vero, dolcezza, no, non è vero, perché ho bisogno per forza di mettere il balsamo, perché gli rendo un pochettino un po' crespetti, un po' duri. Però vi devo dire che tutto sommato non è per niente male. C'è il tè verde, il cedro, l'eucalipto, l'ortica e la verdena. Nota per le sue proprietà addolcenti e lenitive, niente poco di meno che. Comunque questo qua non è male, tra l'altro è uno di quei prodotti che io credo proprio che ricomprerò. A me non fa proprio impazzire l'odore. Allora, quando vi spiego, quando l'ho comprato, io l'ho adorato prima, io adoro sempre gli shampoo che prendo. Siccome per adesso sono in fissa con un profumo della Guerlain, che penso che costi troppo, motivo per cui non compro, ogni volta la Sephora gentilmente le ragazze mi danno un campioncino che è erba fresca, se non sbaglio, di Guerlain. Mi piace da impazzire, ragazzi, è troppo buono, mi piace proprio tanto e mi piace come mi sta. Io per i profumi sono un po' antipatica. Quando ho visto questo, l'ho adorato, mi ha ricordato immediatamente quel profumo. In realtà poi facendo lo shampoo l'odore non è proprio quello, però sapete perché credo proprio che lo riprenderò? Perché lo utilizza pure mio marito, perché non è, vi riporto le parole di mio marito, non fa profumo de femmina, che in realtà non è puzza de femmina, quindi non facendo puzza di femmina mio marito lo utilizza tranquillamente. Pure lui ha i capelli brillanti, leggeri, freschi e dolci, ecco, è vitale, ecco. Pure i capelli di mio marito fanno, quindi molto vitale. Ti ho shakerato. Va bene, comunque questo qua ve lo consiglio. Tenete conto che sia io che mio marito facciamo molti shampoo durante la settimana, ecco. Questi sono i capelli che ho lavato oggi pomeriggio, si sono asciugati in un quarto d'ora. Io d'estate non uso phon, mi vengono così mossarelli senza motivo in modo naturale. Sempre alla ultra dolce ho preso, allora, questo shampoo, il balsamo che vi sto per far vedere, li ho presi, mi pare 1,20 euro, che non è per niente male. Ah, no, no, un altro shampoo che sto utilizzando per ora, l'ho comprato l'anno scorso e quest'anno l'ho ripreso, perché era 90 centesimi, avevo bisogno dello shampoo, era lo Shan, no, l'Hypercop, dov'era? Lo Shan, carini. Era un'offerta a 90 centesimi e l'ho preso, vi devo dire, tutto sommato non è, cioè, va bene. Che è questo qua, è l'antica erboristeria, multifrutti, capelli normali.
90 centesimi di bontà così en passant. Però pure questo è proprio c'è la vitamina B3 addirittura, estratti di frutta B5. Ma da qualche parte l'ho letto che pure qua, proprio azione vitalizzante i capelli, niente poco di meno che comunque 90 centesimi e andava bene lo stesso. Della Ultra Dolce ho preso due prodotti, questo balsamo all'olio di avocado e burro di avocado e burro di karité, che nutre e ricce disciplina e crespo. Questo pure a 1,20 euro se non sbaglio, è questa maschera qui, che era in offerta tipo 2 euro. Siccome volevo prendere una maschera, perché andando, cioè, sotto il sole i capelli ho visto che erano un pochettino più duretti. Quindi a te che ti stai chiedendo perché non prendo il ventilatore, perché nello studio? Allora, perché non fai video nello studio? Perché la luce è pessima. Vabbè, li dovrei fare di mattina, la luce è troppo sparata. Faccio il ventaglio. Il ventaglio. Allora, questo balsamo crema in realtà da solo potrebbe stare pure. Infatti quando io metto soltanto questo qui, io lo sento già al fatto che i capelli sono visibilmente morbidissimi. Apro e chiuso parentesi, il morbidone al cocco non è un balsamo. Diversi di voi mi hanno scritto che il morbidone era un balsamo. Ma se è un balsamo non serve a niente, perché lascia i capelli di pietra. Prescindere che c'era scritto che io tra l'altro ho comprato il tricomenia, prescindere che nella confezione c'era scritto shampoo, io ancora due o tre parole le so leggere, ma laddove fosse un balsamo, gli ripeto, è proprio pietoso, perché io dovevo mettere un quintale di balsamo per rendere i capelli normali. È stato terribile sto tricomenia o morbidone, che dir si voglia. Anyway, questo qua vi dicevo da solo, questo balsamo, perché balsamo crema? Mi pare di averlo detto da qualche parte, balsamo crema. Questo qui da solo va che è una meraviglia, io proprio quando lo metto lo sento, i capelli subito diventano morbidissimi. Con questa maschera vi faccio vedere la consistenza, anche se penso che di aver fatto la scoperta dell'acqua calda e che tanti di voi già lo conoscevano. Con questa maschera i capelli diventano proprio una cosa meravigliosa, ragazze. Tra l'altro mi fanno profumo per almeno 2-3 giorni. A 3 giorni non ci sono arrivata soltanto un giorno, una volta, perché non ho voluto fare di proposito lo shampoo, sto portando una bestia. Però tenete conto che io lo faccio ogni 2 giorni. Oggi ho rifatto lo shampoo. Allora, oggi è martedì. L'ho fatto oggi, lo avevo fatto sabato pomeriggio. Non l'ho voluto fare prima per evitare di farlo veramente tutti i giorni, perché con il caldo preferisco stare con la testa bagnata. Ragazzi, io sono vichinga in queste cose. Quindi, però questo qua lo faccio una volta a settimana e vi dico che mi piace morire. Tra l'altro, avete presente quando un odore vi rievoca i ricordi? Bene, io questo maschera, proprio io ho comprato una maschera, la comprai la penultima estate prima di sposarmi, che è stata la prima estate senza pensieri, nel senso che io mi sono laureata il 12 luglio ed è stata la prima estate, ho cominciato a lavorare subito, però ho avuto 3 settimane di ferie. Ah, vedete come prendo i capelli? Vedete, no, qua. Cosa c'è dentro l'esa? Vedete come sono i capelli? Ah, guardate ragazze, questo mix è fantastico, mi sta piacendo da morire. Comunque, quell'estate lì, io e mio marito eravamo ancora fidanzati e io comprai questa maschera qui. Quando sono tornata a casa, quando l'ho comprata questa, no? Ho fatto la doccia, ho fatto lo shampoo, avevo gli occhi chiusi, ho sentito l'odore, ragazze, ma proprio ho fatto un tuffo a quell'estate in cui non avevo il pensiero degli esami. La prima estate sgombra da pensieri è stata fantastica, è stata bellissima, perché tra l'altro laureandomi d'estate, poi ho avuto, vabbè, che ho cominciato lavorando, poi avevo il pensiero al lavoro, però andare a lavorare non è dare gli esami, proprio mi è venuta in mente subito quell'immagine là della prima estate senza esami. E niente, all'angolo della malinconia, sono sul treno della malinconia, oh mio Dio. Anyway, comunque questa qua è ottima, niente. Questi me li avete consigliati voi, io li ho provati. Se avete altri shampoo da consigliarmi, che non devono costare brucani, io ve li accetto spassionatamente. Tra l'altro, non ho visto il balsamo di questo. Qualcuno di voi l'ha visto, l'ha comprato, l'ha provato? Che ve ne pare?
perché vero che mio marito ha capelli cortissimi, infatti lui non usa una puntina di shampoo, però mi piacerebbe insomma provare pure il balsamo, perché effettivamente mi piace, purifica veramente i capelli, li purifica veramente, questo sì, devo essere sincera, però come shampoo diciamo che vanno bene, mi stanno piacendo veramente un casino, quindi grazie per le dritte. Se avete altri shampoo da consigliare, ben venga, per favore non mi consigliate niente dell'accenno. Fatemi questa gentilezza, io e l'accenno dobbiamo stare lontani. È stata bandita questa casa anche la Pantene, è bandita questa casa anche John Frieda, che costa un casino e mi ha rovinato i capelli. Detto questo, niente, vi saluto. Ciao, che le stelle siano con voi, l'avete visto? Sono tornata, non mi rimproverate. Ciao.